Stasera siamo molto soddisfatti perché finalmente è arrivata al culmine questa discussione sul bilancio, è stato approvato. Da domani finalmente la città potrà avere le risposte che si attendeva, quindi inizieremo a lavorare seriamente e concretamente per questa città. Allora, oggi è stato un giorno importante per la nostra città perché grazie all'approvazione del DUP e del bilancio, quindi di previsione, diamo tutti gli strumenti utili per poter lavorare bene all'amministrazione comunale e dare le risposte per cui siamo stati eletti. Il Consiglio Comunale, rappresentato da tutte le forze politiche, sono stati responsabili nel dare mandato a questa amministrazione a dare un intervento incisivo alla città. Buonasera a tutti, stasera in consiglio è stato approvato il bilancio, esprimo grossa soddisfazione e ringrazio tutti i componenti del consiglio. Come giunta avevamo lavorato a questo bilancio che, come ben sapete, quando ci siamo insediati già era scaduto da parecchio tempo, quindi è stato nostro obiettivo quello di accelerare l'iter di approvazione al fine di consentire il passaggio dalla gestione provvisoria a che, come ben sapete, limita tassativamente quelle che sono le obbligazioni che possono essere assunte dall'ente. L'aver assicurato comunque un bilancio che riesce ad assicurare quelli che sono i servizi essenziali, a garantire i servizi sociali, è stato anche scelta dell'amministrazione applicare parte dell'avanzo per potenziare gli interventi di manutenzione straordinaria sia per gli immobili comunali che per le strade. Posso esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazio ancora una volta tutti i consiglieri che sono stati presenti e che con noi, che ci hanno dato fiducia e che hanno votato il bilancio. Oggi con il mio voto favorevole al bilancio ritengo di essere stata coerente con quello che ho sempre detto, cioè di lavorare per il bene della società, della nostra città, anche perché ritengo che il bilancio non è dell'amministrazione ma di tutta la città. Niente, noi diciamo, abbiamo espresso la nostra posizione per quanto riguarda l'approvazione di questo bilancio, ritenendo valide tutte le considerazioni insomma, che abbiamo esposto in fase di dichiarazione di voto. Logicamente auspichiamo il meglio per il nostro Paese, noi speriamo che questo sia un punto di partenza che possa portare anche alla risoluzione di tutte quelle che sono le problematiche relative che interessano il nostro territorio. Auspichiamo particolare interesse, io personalmente ma anche a nome del gruppo che rappresento, particolare attenzione, come ho avuto modo di ribadire anche in Consiglio Comunale, particolare attenzione a quello che sono gli istituti scolastici e quelli che sono comunque i servizi sociali dei quali insomma, ci siamo resi conto già dalla prima convocazione della seconda commissione consiliare della quale faccio parte, che necessitano di particolare e urgente attenzione. Quindi il mio augurio comunque è che lo faccio con estrema sincerità, è quello di un buon lavoro a tutta l'amministrazione per il futuro del nostro Paese.